Parte quest'oggi il festival di passaggio tra Genova e Bogliasco e allora tanti gli ospiti per questa rassegna letteraria. Do il mio buongiorno a Daniela Carrea, direttrice esecutiva del festival. Buongiorno Eva. Partiamo da qui, oggi si parte, in realtà già ieri c'è stata un'anteprima molto interessante, sappiamo anche gremita. Che cos'è il festival e qual è il suo programma? Allora, il Festival di Passaggio è un festival letterario che è promosso dalla Fondazione Devoto e animerà Genova con oltre 90 scrittori provenienti da tutta Italia e non solo, dal 28, quindi da oggi fino a domenica sera. Il programma è ricchissimo, ci troverete sparsi per tantissime sedi della città con autori che spaziano da Nicola La Gioia, Mario Calabresi, Valeria Parrella e veramente tanti tanti altri. Bene, trovate poi sul sito naturalmente tutto il programma. Ci piace anche che questo festival insomma sia sparso sul territorio e tanti sono i luoghi, soprattutto nel centro genovese dove viene ospitato e ricordiamo anche ingresso libero, così? Assolutamente, tutti gli incontri sono a ingresso libero e fino esaurimento dei posti, ovviamente tenteremo di accontentare tutti, gli spazi sono proporzionati alle richieste, diciamo, degli autori e soprattutto tantissimi degli spazi dialogano coi temi degli incontri. Questa è una cosa che ci piace valorizzare perché troverete spazi inusuali, inconsueti, botteghe storiche e spesso fate caso al legame di questo spazio con lo scrittore e il libro che sarà presentato. Assolutamente sì, insomma l'invito è ad andare a frequentare gli eventi del Festival di Passaggio. Siamo già alla seconda edizione, qual è l'idea alla base di questo festival? È un festival che è nato subito con uno stampo partecipativo, ovvero con il voler dialogare con la città e non avere solo un pubblico, ma una comunità temporanea capace di darci anche degli spunti di anno in anno, tant'è che anche il tema trasformazioni dopo Tra me e il mondo, quindi l'indagine di se stessi dell'anno scorso, è nato proprio da una riflessione condivisa con la nostra comunità, che ovviamente in un anno non era così numerosa, ma già quest'anno vanta tanti partner di progetto e di questo siamo veramente orgogliosi. Raccontiamo, Daniela, in chiusura dove trovare il programma e almeno l'appuntamento di oggi, almeno quello clou. Allora, il programma è assolutamente disponibile sul sito www.dipassaggio.com, lo trovate poi sparso anche nei centri, negli yacht della città e nei centri culturali e l'immancabile primo appuntamento di oggi di inaugurazione è la Lectio Magistralis di Nicola La Gioia, proprio sul tema delle trasformazioni a Palazzo della Meridiana alle ore 17:30 e a seguire molti incontri interessanti. Grazie a Daniela Carrea, direttrice esecutiva del Festival di Passaggio. In bocca al lupo allora per queste giornate.